Ben ritrovate, ben ritrovati. Lubrificazione vaginale, da che cosa dipende? Benissimo. Innanzitutto dobbiamo avere una vagina sana, ben nutrita dal punto di vista degli stimoli ormonali, quindi stiamo parlando di una vagina che per lubrificarsi bene si trova in quell'arco di vita che predispone alla stagione fertile, dalla pubertà alla menopausa. In questi 35-40 anni di vita, la donna ha ogni mese la produzione di estrogeni, progesterone e testosterone, e questi ormoni concertati garantiscono innanzitutto una vagina, come dico io, paffuta, ossia molto ben nutrita dal punto di vista ormonale e vascolare e nervoso, con uno spessore di parete adeguato e una presenza di microbiota, che sono i microrganismi amici che ci abitano, diciamo così, ottimale per garantire difese, ma anche un rapporto di collaborazione reciproca proprio tra il microbiota e la salute della mucosa, vasi e nervi, che servono a che cosa? A rispondere allo stimolo sessuale. Nel momento in cui la donna prova desiderio e eccitazione mentale, dal cervello partono, ma in frazioni di millisecondi, gli stimoli che attraverso le fibre nervose arrivano alla parete della vagina. Nella parete della vagina abbiamo due tipi di fibre nervose, le cosiddette fibre vipergiche, VIP, Vasoactive Intestinal Peptide, significa peptide intestinale vasoattivo, ed è il neurotrasmettitore che in queste fibre, liberato da queste fibre, induce la vasodilatazione se sono presenti gli estrogeni. Di tutte le fibre nervose che abbiamo in vagina, due terzi sono fibre vipergiche. Abbiamo poi un terzo di fibre nervose nitrergiche che utilizzano cioè l'ossido nitrico per dare ai vasi l'ordine di dilatarsi per lasciar fuoriuscire il liquido che poi trasuda in vagina. Le fibre nitrergiche nella donna, come nell'uomo, hanno bisogno di testosterone. Quindi, già un concetto importantissimo. Per avere una buona lubrificazione vaginale, noi abbiamo bisogno di avere una vagina sana in età fertile, con presenza equilibrata sia di estrogeni, ma anche di testosterone e di uno stimolo di eccitazione mentale e fisica che si traduce nel comando che questi due gruppi di fibre nervose danno ai vasi sanguigni. Dovreste vedere che rete pazzesca, ricchissima, che noi abbiamo di vasi intorno alla vagina, perché la vasodilatazione comporta poi il trasudato, cioè il percolare del liquido plasmatico che fuoriesce proprio dalla parete dei vasi, passa in vagina ed ecco che la donna dice: mi sento bagnata, ossia ho un aumento di lubrificazione in risposta allo stimolo sessuale. Per l'uomo da millenni la lubrificazione vaginale è un segnale inequivocabile di desiderio della donna, di eccitazione della donna, di disponibilità della donna al rapporto sessuale e alla penetrazione. La prima causa quindi di secchezza vaginale in una donna, in particolare in età fertile, è la carenza di desiderio, la carenza di eccitazione, una situazione evidentemente magari anche di disamore, di crisi di coppia, di non avere più quella voglia fisica, ma tante volte anche da un punto di vista emotivo, il non sentirsi più di condividere un momento di intimità, e o possiamo avere fattori di contesto, per esempio un periodo di lutti, di dispiaceri, di crisi economiche, personali, professionali, che bloccano il desiderio, bloccano l'eccitazione e si traducono in secchezza vaginale. Possiamo anche avere dei fattori sessuali maschili, per esempio, se lui non ha desiderio, se ha problemi di erezione o di eiaculazione precocissima, ecco che anche lo stimolo maschile alla lubrificazione, proprio sessuale, viene meno. Quindi la secchezza vaginale,
come sintomo ci impone di indagare i problemi fisici, in particolare ormonali, ma ricordiamoci anche un altro fattore. La donna può avere secchezza vaginale riflessa se prova dolore. Se all'inizio della penetrazione c'è dolore, anche se nei preliminari la lubrificazione era buona, bene, in una frazione di secondo noi abbiamo un blocco della lubrificazione perché la paura e il dolore sono i più forti inibitori riflessi della lubrificazione. In altre parole, quindi, il sintomo secchezza vaginale è la punta dell'iceberg di molteplici fattori che un buon medico deve indagare. Fattori biologici, situazione ormonale innanzitutto, microbiota, ma anche presenza di fattori che causino dolore. Fattori psicologici, livello del desiderio, dell'eccitazione mentale, presenza in senso avverso di ansia, di depressione, di situazioni di abuso o di grave stress, o problemi sessuali maschili, sia di disturbo sessuale come l'erezione, difficoltà di erezione, la precocità o la carenza di desiderio, ma anche di comportamento, per esempio di abuso o aggressivo, che può indurre nella donna un blocco del desiderio, dell'eccitazione e della lubrificazione. Quindi prima un'anamnesi molto accurata su tutti questi fattori per dare poi alla singola donna la risposta adeguata. Vi ringrazio per l'attenzione.